metto anche una spruzzatina di formaggio, una spolveratina di formaggio. E questa è la pasta patate e pancetta. Salve ragazzi, oggi faccio la pasta patate e pancetta. Vi dico gli ingredienti. Ci vuole dell'olio, della cipolla, una carota e un gambo di sedano. 150 g di pancetta, io gli ho messa quella dolce. E 1 kg di patate. Del pepe, del sale, un pizzico di zafferano e dei passolini e pinoli e dell'acqua. Adesso metto l'olio di oliva. Aggiungo la cipolla. Ed è il sedano e la carota. Adesso vado ai fornelli. Adesso che sono i fornelli, faccio appassire le carote, la cipolla ed il sedano. Faccio appassire. E io aggiungo la pancetta. Faccio rosolare per bene la pancetta. Dopo di aver rosolato la pancetta, gli aggiungo le patate. Dopo di aver mescolato le patate bene, gli aggiungo un po' di sale quanto basta. Adesso passolini e pinoli, e un pizzico di zafferano. E per ultimo gli aggiungo l'acqua. Deve superare le patate l'acqua. Ragazzi, ho messo la pentola per la pasta. Adesso sta bollendo e la metto giù la pasta. Adesso la pasta si sta cucinando e il condimento già è pronto. Il condimento. La pasta deve cucinare per 7 minuti. Dopo di aver passato 7 minuti, già la pasta è pronta e io la scolo. Ci metto il condimento. Perché da buon siciliana a noi non ci piace soltanto il condimento di sopra, la mescoliamo anche con un po' di condimento. Prendo il piatto e l'impiatto. Adesso gli metto il condimento di sopra.
Gli metto anche una spruzzatina di formaggio, una spolveratina di formaggio. E questa è la pasta patate e pancetta.